che non aveva di coinvolgere l'interesse della platea. Ha una difficoltà in questo momento, diciamo, il ceto politico di tutti i partiti, che noi dobbiamo assolutamente sistemare, aiutare, accompagnare, far riprendere in cammino attraverso iniziative di qualità dei territori. Io credo molto alla coppia tematica centro-periferia, centro-territori. Nei momenti in cui dal centro non è possibile attendersi nulla, non il centro geometrico che cerca di inseguire De Laurentiis o il mio amico Enrico Di Giuseppe Antoni, dico il centro come lontananza dalla periferia, come centralità rispetto alla periferia, ci sono delle fasi in cui non accade nulla, per una serie di debolezze. Allora deve andare in onda la periferia, il territorio, perché il territorio è il luogo della vitalità, è il luogo dell'idea, è il luogo del bisogno, è il luogo dell'emergenza, è il luogo anche dell'ambizione. Questa iniziativa mi fa sentire orgoglioso di aver messo qualche seme e di avere conosciuto con tanta qualità anche di classe dirigente in cammino, al lavoro. Bravo a Stefano, bravo a tutti i collaboratori che lo hanno supportato e anche a quelle bravure che si sono dedicate quasi con profilo di competenza tecnicale, perché poi si possono fare bei lavori, ma se si è presuntuosi il buon lavoro viene anche annegato. Quindi per davvero sono contento e grazie a Matteo. Diciamo che non fa il rutelliano di ritorno. Io una volta ho avuto una polemica con Rutelli, Francesco Rutelli, perché cercandolo non si faceva mai trovare. E questa è un'altra negazione della politica. Perché poi c'è un grande blaterare del rinnovamento e del ristabilimento della qualità. La prima cosa, la qualità viene ristabilita quando c'è la disponibilità. E la classe dirigente nazionale deve farsi avvertire, precisare, cogliere, rinvenire, dandosi disponibile. Matteo Colaninno è la seconda volta che è venuto e non mi pare con una grande fatica nell'allineare le agende. Perché poi, e concludo, per l'individuazione dei temi è importante questa giornata? Perché Pescara ha bisogno di essere riagganciata. Se dovessi togliere per un momento il lavoro a chi lavora in quel palazzo di fronte, che è un palazzo che ospita al suo interno una buona società che fa elaborazione di prodotto, di comunicazione, di idea, ecco, io direi che di nuovo Pescara per davvero ha senso, anche come espressione tematica. C'è bisogno ancora di fare andare in onda Pescara. Attraverso quale ruolo e il ruolo di quale forza? Della forza delle idee. E le idee hanno forza quando ci si mette alla stanga. Questa era una parola, una categoria che mi appassionava molto quando da giovane presidente della provincia, anche allora aiutato molto dalla gente, cercavamo di dire che quella era la cifra del nostro impegno, proprio affaticandoci fino all'inverosimile. Vedete, nel governo delle città, delle istituzioni, dei territori, dell'economia ci sono due approcci possibili. O uno assiste a ciò che accada, e a ciò che accade uno assiste, passivo, remissivo, burocratico. Oppure uno, nel mentre anche articola il rispetto nei confronti di ciò che accade, cerca anche di capire che cos'è che in più deve essere. Ed è il ruolo delle idee, della programmazione, della decisione di qualità che cerca di anticipare il futuro. Io qui vedo qualche amico che mi fa pensare ad un tempo che non c'è più, nel quale un galantuomo autodidatta, che io cito anche in quel libro che ti ho affidato, caro Matteo, Corneli, autodidatta, non scolarizzato, eppure capiva che se ha un senso il primato della politica è perché la politica deve regalare le idee. E le idee sono visioni, vedute che se tu scorgi le cogli ti sono utili, ma devi allungare il collo, devi annusare, devi usare il pollice. E perché Pescara ha bisogno di idee? Perché non c'ha il suo esatto contrario. L'esatto contrario delle idee, sapete che cos'è? È quella solidità dello spazio. Si può permettere di non scommettere sulle idee chi ha quell'altra grande risorsa che è la risorsa del solido dello spazio. Volete che vi faccia degli esempi? L'Aquila,
L'Aquila è una grande dimensione territoriale, non a caso lì è il frutto di una convergenza di comunità che secondo me oggi apparirebbe la ragione dell'affanno, ma lì c'è la ragione della forza, in quel grande dimensionamento territoriale. Ma vi potrei citare anche comunità più piccole della realtà capoluogo di provincia della quale o stiamo parlando adesso o potremmo parlare anche dopo. La dimensione solida dello spazio che si fa corpo, Pescara non ne dispone. Io vedo il direttore generale dell'ARSA, che è suggeritore ascoltato di una delle poche figure istituzionali rimaste a Pescara, del professor Martoscio. Io mi auguro che non sia vero quello che ho letto sulla stampa, e cioè che c'è stata una fellowship, addirittura di impegno anche accademico, per dare corpo a quella idea che leggemmo 35 anni fa per intuizione di Cetrullo, e cioè che Pescara, per guardare al suo futuro, aveva bisogno di farsi più grande e di deglutire dentro di sé i confini dei municipi vicinori. 35 anni fa esattamente aveva senso. Ma che cos'è che arriva da un ingrandimento del corpo? Arriva un potenziamento degli impiegati dell'anagrafe, arriva un aumento dei vigili urbani, arriva un aumento della chilometrica stradale, arriva un aumento potenziale di minima fiscalità locale da applicare, ma questa è la forza di cui ha bisogno Pescara. Bonomi, più di Bonomi, De Rita e anche qualche altra bella energia che si è dedicata sul tema di Pescara. L'articolo di 35 anni fa di Martoscio, quello sì, quando lui teorizzava che Pescara è il riferimento di un territorio snodo, di un rettangolo strategico che si nutre di flussi, di scambi, di relazioni, direbbe Bonomi, di reti lunghe, che consentono poi a Pescara di essere non capitale per un giorno, come ci hanno insegnato i catalani. Barcellona si candida ad essere capitale per un giorno, competitivamente con Madrid. Noi non un giorno siamo capitale, noi siamo capitali almeno in Abruzzo per tanti giorni l'anno, per questa capacità di essere attrattivi grazie alla funzione delle idee. E qual è la più importante delle idee di cui abbiamo bisogno di mantenerla in vita lì centrale come un palo? Pescara si fa forte con i trasporti, con la trasportistica. Vedete, io mi sono dato una regola, caro Matteo, che riprendo a parlare a tutto tondo, diciamo fra qualche tempo, non lontanissimo. Fino ad allora cerco di essere tematicamente sezionabile. Giorni fa si è intitolata una via l'onorevole Sospiri. Quando va in onda solo l'emotività, al massimo possono nascere i fidanzamenti. Ma l'emotività non dà, non stringe la mano alla buona politica. Può essere un cominciamento, un inizio. Oltre all'emotività ci deve essere altro. Ci deve essere il progetto, ci deve essere la risposta alla domanda che stiamo facendo. Sospiri ha avuto intitolato una strada, ho letto, perché ha innalzato il rango giuridico, la qualità della carta intestata che descrive il comando della Capitaneria di Pescara. Sapete che effetto concreto porta questo? L'innalzamento del diritto al reddito annuale del comandante della Capitaneria. La ragione per cui Sospiri andrebbe citato, ricordato anche qui, dove noi siamo famiglia altra rispetto alla sua storia, è perché Sospiri è stato colui il quale nel 2001 fece capire alla potenza di Moretti che andavano trovati 4,7 milioni di euro per finanziare lo studio di fattibilità della velocizzazione dei tempi di percorrenza Pescara-Roma. Perché dico questo? Intanto è grave che non ci sia facilità di memoria, e appuntamenti tipo questo consentono la memoria. È grave che chi vuole festeggiare neanche si ricordi la ragione, perché non può essere una vicenda di famiglia che fa ricordare, è una vicenda riguardante i temi, le questioni di valore collettivo. Quella è stata un'intuizione che va ripresa dalla classe dirigente, se c'è una classe dirigente, se non è solo fiorentina la classe dirigente che si immagina debba avere ruolo. Allora, perché
Perché parlo dei trasporti, delle ferrovie? Perché Pescara si rafforza non con l'innalzamento dell'eletto a castello della burocrazia municipale che si fa grande divorendo il resto. Pescara si fa forte, si ha la trasportistica dentro di sé. La trasportistica che ci hanno dato nel 70 è stata la strada, la gomma, lo spostamento sulla gomma. La trasportistica di cui abbiamo bisogno negli anni 2010, 2020, 2025 è il ferro. Il ferro. E può essere fatto perché siamo in uno snodo importante riguardante la liberalizzazione del trasporto ferroviario. Il ferro deve arrivare anche a Pescara con qualità, perché a Pescara c'è il porto, anche se oggi è un loculo di porto. Vedete, e concludo, io sono molto appassionato nei confronti del pensiero di un grande amico del PD, anche se per adesso si è messo nella condizione dello sherpa e della frusta rispetto al PD, Massimo Cacciari, il quale dice: ma siamo sicuri che la città è ancora il luogo nel quale deve accadere tutto, secondo la visione del mio amico Ardizzi? Si deve fare la piscina dentro la città, si deve fare l'università dentro la città, si deve fare il centro di smistamento della motorizzazione dentro la città, immaginando questa città molto proprio affaticata dall'arrivo di tutto, in maniera tale che tutti poi ci debbano venire. Cacciari dice: io sono convinto che la città debba essere il luogo dove prima di tutto le persone siano protagoniste, le persone che si parlano, si raccontano, si sorridono, si aiutano, fanno cultura, si divertono, si fidanzano e vivono bene. E c'è la qualità della vita e si coltiva la conoscenza, intuizione questa sì, sanamente, produttivamente di Mattoscio. Pescara deve essere la città della conoscenza e anche di una certa stagione di una sinistra produttiva non lamentosa degli anni passati. Per esempio Viserta era uno che scommetteva su questa dimensione del ruolo dell'università e di un ritrovamento di un rapporto positivo con l'università, che non era né la denuncia nei confronti di qualche metro quadrato in più fatto a Viale Pindaro, né l'acquiescenza, né l'ossequio, nella riverenza inchinata nei confronti dell'università, ma un punto in avanti competitivo per cercare di capire insieme come fare dell'università un grande giacimento anche economico. Questo deve essere Pescara al futuro, tenendo conto che non ha un centimetro in più dei 33 chilometri e anche perché, cari amici, per davvero concludo, nel 2010 finalmente, ci abbiamo messo un secolo dall'Ottocento, tutto il Novecento è passato per cercare di capire che lo spazio può essere solo motivo di guerra, non è motivo di sviluppo lo spazio, l'ottenimento di più spazio. Ma se uno volesse porsi la domanda perché sono accadute le guerre? Per lo spazio, per gli accessi di lì a quel giacimento che era o l'acqua o la risorsa petrolifera. Finalmente Pescara si può scansare dal dominio dello spazio e dire: noi ci candidiamo a svolgere un grande ruolo lungo l'asse del tempo, della velocità del tempo. Siamo facilmente raggiungibili perché qui accade facilmente l'intrapresa economica, perché ci si può studiare, ci si può curare e io scherzando dico anche ci si può fidanzare. La sindaca di Mantova, Fiorenza Brioni, che adesso non la fa più ma perché per me rimane lei la sindaca di Mantova per eccellenza, diceva che lei si reinnamorava di Mantova quando alle 5:30 di pomeriggio vedeva tutte le persone di Mantova, i capi famiglia, che si prendevano il caffè e facevano pubblica opinione, giudicavano, criticavano, progettavano, condividevano idee. Questo è accaduto a Mantova e si parla di Mantova come la città con il più alto tasso di qualità della vita. Accade anche a Piazza della Repubblica a Trieste, chi di voi la conosce, questa formidabile piazza che sta lì in mezzo all'acqua come una regina, ma sta anche seduta sulla terraferma, a dire: qui si gioca il futuro di questa città. Ecco, per me Pescara è tutto quanto questo. Ma non accade automaticamente, c'è bisogno del ruolo della politica, di un partito che non crede che la soluzione di tutto sia la webcamera. Io ho assistito ad una vicenda drammatica nella mia vita politica, insomma. Questo scommettere addirittura su una specie di trovata, si dice all'ANAS,
di ripresa remota, che è la webcamera, come sostitutivo dell'elaborato progettuale. E su questo noi volevamo costruire la vittoria per amministrare il futuro dell'Abruzzo. Io ho capito una cosa: per vincere bisogna convincere, per convincere bisogna avere le idee. Quello di oggi è un passaggio, una scommessa importante per riuscire a convincere. Grazie Matteo e grazie a tutti.